Bella! Cosa vuoi fare? Saluto il signor Davidson. Beh, non credo che ti occorra un cacciavite per salutarlo. Ne ha sempre desiderato uno. Lascia perdere, chiaro, Nate? Zitto, Zane! Non posso credere che hai fatto una cosa simile. E io non posso credere quanto sei diventato noioso. Ehi! Che succede qui? Ehi! Me la pagherete! Ricky, qualcosa non va. Quella cosa che hai sul braccio, che cos'è? Questo? Già. È un orologio. E che uso ne fanno di solito le persone normali? Sei arrabbiata perché ho fatto tardi. Ah, questo ragazzo è un genio. Ti ha mai detto nessuno che sei carina quando ti arrabbi? Fantastico. Ma non è la stessa cosa farlo in due. Lo so, non è da Ricky. Non ha mai rifiutato una nuotata. Le adora. Tu sai dov'è? Te l'ha detto? Sì, ha detto che aveva da fare. Sembra che abbia molto da fare ultimamente. Forse ha molti compiti o qualcosa del genere. Ricky, i compiti? Non farmi ridere. Allora, vuoi sapere perché ho fatto tardi? No, se prima non strisci e mi chiedi perdono. Io ho preso questo. Che cos'è? Aprilo. Zane, non posso accettarlo. Ah, sì che puoi. Ti ho anche preparato una playlist. Ascolta. Sul serio, Zane. Riportalo al negozio e fatti rimborsare. Non posso farlo. Non lo rimborsano una volta inciso. Lo hai fatto incidere. Zitta e accettalo. Se lo accetto, significa che siamo, insomma, una coppia. O che potremmo essere solo amici. Certo, amici. Amici che escono insieme. E che si baciano qualche volta. No, senti, sul serio, accetta il regalo senza condizioni, davvero. Ma... Ripeti dopo di me. Grazie. Grazie. Non c'è di che. Sono arrivata. Allora ci vediamo domani. Non mi fai entrare. A che scopo? Beh, hai conosciuto mio padre. Mi piacerebbe conoscere il tuo. Magari un altro giorno, eh? Perché? Ora sono qui. Sì, ma mio padre... No. Lui probabilmente è ancora in ufficio. Allora, grazie per la passeggiata e grazie per il regalo. Non merito un altro bacio. Senza condizioni, ricordi? Come potrei dimenticarlo? Ci vediamo domani. Bel posto, a proposito. Grazie. Non risponde nemmeno al telefono. Forse dovremmo passare a casa sua. Sei mai stata a casa sua? No, neanch'io. È strano, mi sembra di conoscerla da anni e ancora non so niente di lei. Ciao, Zane. Ciao. Hai visto Ricky? Ricky? Sai, Ricky Chadwick, diciamo alta così. Occhi blu. Capelli biondi, ondulati. Carnagione molto chiara. Scusate, non so come aiutarvi. Controlla pure, ma è originale. Oh, no, 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 non ci tocca. Dallo a me, Nate. Figurati, è mio. Aspetta, non è tuo, lo riporto indietro.
Era sprecato su quel pezzo di ruggine, Zane. Fidati, il proprietario non lo sta cercando. Te l'ho chiesto gentilmente. Adesso cresci e dammi subito quello stemma. Ci sono dei problemi, ragazzi? Tieni, prendi pure. Tanto non vale niente. Ciao. Charlotte, ciao. Pensavate di vedere Lewis oggi? Non lo so, forse. Perché? Che vuoi da lui? Oh, mi ha prestato la sua giacca l'altro giorno e non ho avuto l'opportunità di rendergliela. È un tale gentiluomo. Infatti. Già, quindi pensavo che se lo vedrete potrete dargliela voi da parte mia. Non puoi rendergliela tu stessa? Va bene, se per voi è un problema. Non è un problema. Tranquilla. Gli restituiremo noi la giacca. Grazie infinite. Sapevo che avreste capito. Ti senti bene? Io? Ma certo. Anzi, benissimo. Ah, sei tornato ancora, piccolo vandalo. Lei non capisce. Capisco benissimo, fiorellino. Sto lavorando a questa moto da mesi e adesso sparisci prima che chiami la polizia. Senta, signore, lei ha frainteso. Se volessi una moto vecchia come questa, me la comprerei. Nuova, però. Sì, proprio così. Sei un piccolo viziato figlio di papà. Si prende il suo stupido stemma. Quella moto è un ferro vecchio ormai. Già, e non tornare più o ti insegnerò le buone maniere. Fallito. Stai bene, tesoro? Sì, papà, sto bene. Ehi, dov'è lo splendido sorriso che ti ha dato la mamma? Così va meglio. Sono sicuro che quel tipo che mi ha rovinato Thelma non si farà più vivo da queste parti. Sono contento che non frequenti snob del genere, tesoro. Straniera, è tanto che non ci si vede. Dove ti eri nascosta? No, sapete, qui e là. Siamo state qui e là, ma non ti abbiamo vista. Pensavamo che avessi trovato altre due sirene con cui uscire. Sentite, ragazze, devo andare. Ma sei appena arrivata. Scusatemi. Che cosa le prende? Ricky, aspetta. Puoi fermarti un secondo? Vado di fretta. Cos'è questo atteggiamento? Non mi va di parlarne. Ciao, gente. Come va? Ciao, Lewis. Sì. Allora, ciao, ragazzi. Ci vediamo? Ciao. Allora, cosa ho fatto? Niente. Ma puoi riprenderti questo. No. Ehi, che ti prende? Tienilo, Zane. Non voglio il tuo stupido e costoso regalo. Ma... E lasciami in pace. Che succede tra Ricky e Zane? Che vuoi dire? Li ho appena visti insieme, avevano un atteggiamento del tipo sta succedendo qualcosa. Ma che strana combinazione. Charlotte mi ha chiesto di darti questa. Oh. Sai, Ricky mi è sembrata un po' nervosa quando è entrato Zane. Non ci sarà di nuovo qualcosa fra loro? Sì? Ricky è in casa? Chi? Lei deve essere il padre di Ricky. Davvero? Non è così? Temo di no. Io sono Zane, un amico di Ricky. È in casa? Senti, non c'è nessuna Ricky a questo indirizzo. Spiacente. Forza! Coraggio, Thelma!
Ci lavoro da quasi un anno e ancora non riesco a farla partire. Caffè? Non dovevi disturbarti, Ricky, ma visto che ci sei. Grazie, tesoro. Ehi, piccola, stavo pensando. Lo sai che puoi portare qui i tuoi amici quando vuoi, vero? Sì, certo. Non è esattamente il Ritz, ma... È il nostro piccolo mondo, papà. Tu, io e Thelma. Esattamente come mi piace. Ti voglio bene. Ciao. Oh, ehi là. Hai riavuto la tua giacca? Sì. Sì. A proposito di questo... Qualcosa non va, l'ho data a Cleo. Appunto. La prossima volta potresti... evitare? Oh, spero di non aver causato problemi. Affatto. Affatto, solo che sarebbe stato meglio se l'avessi restituita direttamente a Ho me. Ho solo pensato che, dato che siete molto amici... Va bene. Ho voluto comunque dirtelo per la prossima volta. Ricky. Non ora. Ma che cosa ti prende? Non so di che parli. Ti comporti in modo strano. Tu sei sempre strano. So che non abiti dove mi hai detto. Come? Adesso mi segui pure. Ho fatto qualcosa che ti ha fatto arrabbiare. Lasciami in pace, zio. No, aspetta. No, zio. Dobbiamo parlarne almeno. Non credo proprio. Penso che Ricky commetterebbe lo stesso errore due volte. Forse lei non considera Zane un errore. Parli del diavolo. Zane! Ciao, ragazze. Sono preoccupato per Ricky. È successo qualcosa? I dettagli non sono importanti, ma... si è buttata in acqua. Sapete... tipo pesce. Vuoi dire che sai... Sì, lo so. E no, non mi interessa. Potreste trovare Ricky e assicurarvi che stia bene. Va tutto bene. Sto bene. Come mai siete qui? Non fare la difficile con noi, Ricky. Non so di cosa parliate. Zane ci ha detto. Avete parlato con Zane? Era molto preoccupato per te. Da quanto tempo lo sa? Stavo per dirvelo. Senti, secondo me non è una buona idea la vostra storia, ma è davvero preoccupato per te. È che... siamo solo così... Così? Così diversi. Non importa se tu sei diversa, ma se non riesci a essere te stessa con lui, allora hai un problema. Thank you.
Ciao. Scusa se ti ho spiata. Mi dispiace che per te sia così difficile aprire il tuo mondo agli altri. Ora lo capisco. Non insisterò più. Ti lascerò in pace se è questo che vuoi. Ti saluto. E va bene. Vuoi sapere tutto di me? Vieni. Dove abita? E il tipo che avete derubato ieri? È mio padre, zio. Tuo padre? Quel ferro vecchio che avete rovinato solo per divertirvi è la sua moto. Io non ho fatto niente alla moto, è stato lui. Non importa. E ora è la scusa perfetta per lasciarmi perdere. E adesso vai. Aspetta. A me non importa dove vivi. Perché trovi così difficile credere che qualcuno si interessi a te? Credimi, non mi importa se vivi qui, Ricky. Tu mi piaci. Insomma, mi piaci molto. Davvero? Davvero. Ehi! Cosa diavolo pensi di fare? Signor Chadwick, posso papà, spiegare? Sta zitto, Ricky. Papà, per favore, c'è un equivoco. Sta zitto, ho detto. Senti, non so cosa stia succedendo, ma non voglio che quelli come te vadano dietro a mia figlia. Quindi sparisci e non tornare più. Adesso! Pensavo che tu avessi gusti migliori, Ricky. Just the other day, it all just felt so real, like nothing could go wrong. It's like a never-ending dream, nothing ever changed for so long. But now you. Facendo, mio padre ti ucciderà se ti vede. Adesso basta, ti avevo avvertito. Non ho rubato io lo stemma, lo stavo soltanto rimontando. Sta dicendo la verità. Allora, amici? Sì, amici. A proposito, sono Zane. Puoi chiamarmi Terry, amico. Ma ora dimmi come hai fatto a metterla in moto. Senti, so cosa stai pensando e ti sbagli. Lewis? L'unica ragione per cui ho dato a Charlotte la mia giacca è stato perché aveva freddo e perché me l'ha chiesta. Lewis, sul serio, non mi interessa. Cosa dovevo dirle? No, non capisco perché sia tanto grave. Non è affatto grave. Che... Lewis, ascoltami. Lascia perdere. D'accordo.
Ora ho capito. Ciao. 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 Il tuo è un sorriso da sono tanto innamorata oppure da sono felice di essere single? Ah, credo che sia il primo. Immagino che non abbiate fame. È tutto nel trucco. Bravo ragazzo. Ciao Ricky. Ciao Ricky. Ciao. Grazie per essere venuto. È un piacere. Questa è casa mia. Forte. Papà. Lei è Emma, Claire. Ciao. E Lewis. Lieto di conoscervi. Altrettanto. Allora, fate come a casa vostra, prego. Ecco, prendi la mia giacca.